Molti satanisti possono essere cattolici, ma tutti i cattolici sono assolutamente satanisti. Perché ho iniziato questo video con questa frase? Perché mi sono sinceramente stancato. In questo periodo, in questi giorni, c'è questo grandissimo revival dell'esorcismo in merito al film osceno che non vedrò di Padre Amort, su Padre Amort, il cui già cognome, francamente, io ho sempre ritenuto simile al nome di un gruppo hard rock metal. Comunque, e in televisione non passa giorno che nei programmi qualunque, nei programmi diciamo qualunquisti, nei talk, ma anche nei programmi diciamo di approfondimento politico, si parli sempre del demonio, si parli sempre della figura dell'esorcista e si tessano le lodi appunto di questi personaggi. Perché questa cosa mi disturba profondamente? Uno, perché io sono molto vicino alla cultura sciamanica e io stesso mi occupo di un certo tipo di pratiche. E poi perché io comunque ho una formazione comunicativa. E ho a che fare per motivi professionali e terapeutici con persone che hanno molto spesso dei disagi psicoemotivi. Quindi, conoscendo questo tipo di umanità, posso dire che l'esorcismo, per come viene presentato dalla Chiesa Cattolica, ma anche dagli ortodossi, dagli evangelisti, lasciamo perdere, è una assoluta fandonia che la Chiesa cattolica utilizza da secoli per proporsi come unico rimedio e come anche catalizzatore di un certo tipo di energie che però è stata lei a far conoscere al mondo e a diffondere nella cultura popolare. Ebbene sì, perché appunto quando si parla di esorcismo si parla sempre di demoni, si parla sempre di legioni, si parla sempre di pratiche e di anche nomi che però, miei cari, hanno a che vedere con un qualcosa che viene chiamato demonologia, cioè lo studio e anche la classificazione di queste creature. La demonologia, voi non ci crederete, ma è stata proprio fatta conoscere a noi altri comuni mortali proprio dai cattolici durante il Medioevo. I demoni che loro conoscono benissimo, che io voglio dire, vabbè, respiro. I demoni che i cattolici sembrano conoscere molto bene, in realtà alle volte, quasi sempre, sono presi da culture antecedenti al cristianesimo, quindi molto spesso i demoni che loro dicono di riconoscere, scongiurare, annichilire, eccetera, eccetera, sono delle divinità assiro-babilonesi, fenice, eccetera, eccetera. Loro dicono di conoscere i nomi di questi demoni. Questi demoni in realtà sono delle divinità antiche. Loro dicono di riconoscere la lingua che questa entità parla, no, che parlano, di questa lingua che parlano, ma sono lingue morte e molto spesso il livello culturale di questi esorcisti non è molto alto. Quindi, per quale motivo, secondo voi, la Chiesa Cattolica ha messo in giro queste credenze e si è anche posta come unico rimedio per curare questi avvenimenti. Ci siete arrivati da soli? Ve lo devo dire io? Ve lo dico io. Uno, perché appunto in generare la paura di qualcosa che arriva da fuori e ci possiede fa in modo
che noi si creda di essere totalmente vulnerabili in ogni momento e ci deresponsabilizza fondamentalmente. Perché poniamo il caso, se io sono in mezzo agli altri e inizio a toccare i genitali della gente, dire ah, non sono io a farlo, ah, sono il demonio, questa cosa mi deresponsabilizza. Fare questo fa in modo che io non rifletta assolutamente su queste mie pulsioni interne che mi spingono a perdere di vista quella che è la mia centratura animica e psichica e psicoemotiva e che mi fanno dire: ah, io sono posseduto perché non riesco a controllarmi. In passato, perché comunque io avrei anche scritto questo e diciamo mi sono anche molto interessato di cure antiche in merito agli squilibri psicomotivi e nella mia ricerca mi sono appunto imbattuto in quello che viene chiamato catartica musicale, cioè la possibilità di interagire mediante determinati suoni, ritmi, colori, ma anche danze, quindi potremmo dire catartica, coreutico, musicale, che è qualcosa che l'umanità ha sempre fatto nei secoli, appunto per curare e per guarire le disarmonie e le assenze del sé, ovvero in determinati momenti della nostra vita, in seguito ad eventi luttuosi, a traumi, a violenze e quant'altro, o anche momenti di passaggio tipo pubertà, menopausa, eccetera, eccetera, può capitare che parti di noi vadano via e che noi si sperimenti la famosa assenza del sé. Quando ciò succede, noi diventiamo più vulnerabili. Gli esorcisti invece adesso e tutta questa grande propaganda mediatica, il film abominevole di Russell Crowe, anche questa figura di Padre Amort che io francamente ho sempre ritenuto inquietante, cioè se io dovessi immaginare un demone o una creatura comunque nefasta, io immaginerei Padre Amort. Da bambino, negli anni Ottanta, ogni giorno dopo pranzo, Piera Vigorelli, non so se vi ricordate questa creatura di Rai 2, faceva questi speciali ogni giorno alle 3 del pomeriggio in diretta in questi antri degli esorcisti dove si vedevano queste figure che si dimenavano, poveretti, e con questo coro tipo ultra attorno che gli diceva Gesù, 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 e questa diceva. Ora, secondo voi, per quale motivo un demone, una creatura soprannaturale, che vi ho detto già, che sono appunto, loro richiamano con i nomi delle divinità assiro-babilonesi, fenice e quant'altro, per quale motivo dovrebbe prendere il possesso totale di tutti i centri fisico, emotivo, mentale, emozionale, sessuale di un essere umano? E dire fa schifo Gesù, brutto prete muori, vaffanculo, eccetera, eccetera, voglio scopare. Beh, per quale motivo? Qual è il motivo? Che cosa gliene frega la divinità assiro-babilonese di fare questo? E soprattutto, per quale cioè, co come può un essere del genere prendere il totale possesso di una persona? Sappiate che non è possibile tutto questo. Io sfido gli esorcisti in ascolto, se qualcuno mi vuole contattare, a mostrarmi, invitatemi, io vengo, vi giuro, vengo. Voglio vedere le persone possedute che volano, voglio vedere le persone possedute che si arrampicano a camminare a testa in giù sul pavimento, voglio vederle che sputano chiodi e quant'altro, voglio vederle fare tutti questi prodigi che dicono di fare e che in realtà non è vero che fanno, perché appunto se voi aveste esperienza di persone che hanno problemi psicomotivi sapreste benissimo che hanno una forza incredibile, che anche se gli date i sedativi non funzionano perché sono preda delle loro energie disarmoniche, che possono arrivare anche a dire delle cose che magari non conoscono,
Possono avere la polilalia, si chiama, cioè possono parlare più lingue e tutto questo non è un sintomo di possessione, ma è un sintomo del fatto che sono appunto in uno stato alterato di coscienza. Perché vi dico questo? Perché noi esseri umani, quando siamo preda delle nostre forze psichiche, delle nostre forze subconsce, dei nostri ego, possiamo arrivare a fare delle cose che quando siamo in uno stato di veglia normale non possiamo fare. E tutte le culture sciamaniche, ma anche gli stessi indù, ma anche gli stessi, come si chiamano? Nella cultura dei musulmani, nella cultura sufi, per esempio, quando si va in trance si infilano le spade, si tagliano, si buttano nel fuoco, eccetera, eccetera. Perché? Perché appunto sperimentano uno stato di trance. Quando sono in uno stato di trance non sentono determinate cose mentre sono in contatto con determinate altre. In passato, appunto, si diceva, e ve lo leggo nel famoso libro che vi ho detto di aver scritto, si faceva una distinzione tra, si chiamavano le persone, i greci chiamavano le persone, diciamo, possedute, tra virgolette, entusiastai, che vuol dire, dal greco entheos, che vuol dire avere dentro Dio, ovvero essere, animati da un'energia, da una forza non umana. Theos, però, non indemoniati. E distinguevano in due tipi di entusiasmo: l'entusiasmo positivo, inteso come unione fra uomo e uno spirito, e quindi quando si è, diciamo, presi da una ispirazione divina. E invece un entusiasmo negativo, una possessione come stato patologico, presente ad esempio nello stato corribantico, frenetico e disordinato, che veniva curato mediante l'utilizzo del suono dei flauti, di strumenti adoperati durante i riti orgiastici delle baccanti e quindi volti a scatenare reazioni magiche omeopatiche. Che vuol dire? Che noi esseri umani siamo degli strumenti e possiamo in ogni momento veicolare un certo tipo di energie o un certo tipo di altre, ok? Ma questo tipo di energie non sono in noi ogni giorno H24. E soprattutto nelle culture sciamaniche la possibilità di essere, diciamo, preda, tra virgolette, o comunque di avere dentro queste energie non era vista come qualcosa di negativo. Ad esempio, nelle culture, nella cultura indiana, ma anche nella stessa cultura afro-caraibica, quindi parlo delle religioni come il voodoo, il candomblé, la santeria, se chi entra in contatto con un principio divino e si fa possedere, nel voodoo si chiama appunto, si diventa la cavalcatura del Dio, quindi è una cosa molto molto elevata la possibilità di riuscire a permettere ad una divinità di utilizzare il proprio corpo per potersi manifestare sul piano terreno. E non lo fanno tutti, lo fanno solamente i sacerdoti o i medium, e nel momento in cui la divinità entra in un corpo umano lo fa solamente per a fini benevoli, perché la divinità ha a che vedere, poi entra in contatto con la comunità e distribuisce guarigioni, divinazioni, consigli, eccetera, eccetera. Quindi, per quale motivo i cattolici hanno demonizzato questo? Secondo me perché non potevano permettere che ci fossero delle persone in grado di appunto connettersi direttamente con il mondo ultraterreno e spirituale, e poi perché comunque attraverso la paura del demonio, la paura dell'essere negativo che possiede gli ignari uomini vulnerabili, ovviamente ha posto se stessa come unico baluardo contro una sfera inconscia su cui vuole avere l'assoluto controllo e dominio.
Inoltre vi dico da persona che ha a che vedere H24 con me stesso, con gli altri, eccetera, eccetera, che tutta l'umanità è già, tra virgolette, preda barra posseduta da tantissime entità e da tantissime energie che non sono per nulla favorevoli all'uomo. Basti pensare a tutto quello che è successo in questi 3 anni. Se avete creduto a tutte le sceneggiate pandemiche, se avete creduto alla possibilità che un virus potesse sopravvivere per 8 giorni sull'asfalto e che comunque l'uso della museruola vi potesse proteggere da chissà che, e che l'aver usato e l'aver preso una sorta di siero igienico sperimentale potesse tenere il riparo dal prendere un'influenza, allora potete credere che un prete che impara a memoria delle frasi in latino di cui non conosce neanche il significato potrà essere l'unica cura per scongiurare la vostra sfera inconscia. Dal mio punto di vista, vi consiglio vivamente e caldamente di fare analisi psicoemotiva. Usate qualunque tipo di strumento, esiste solamente la psicanalisi, la psicologia, qualunque tipo di strumento va bene. L'importante è che possiate immergervi in voi stessi e possiate scoprire che dentro di voi c'è molto di più rispetto a quello che la Chiesa Cattolica vi dice di avere. E che tutte queste realtà, tutte queste subpersonalità, tutte queste subdimensioni non sono per niente negative, non sono per niente ostili, non sono per niente distruttive, ma hanno solamente bisogno di essere conosciute, accettate, integrate e illuminate. Nel momento in cui voi fate questo, non avrete più bisogno di nessuno che vi metta le mani sulla fronte, vi faccia delle croci e vi dica Gesù, Gesù, Gesù nell'orecchio dicendovi che siete posseduti. Inoltre, la Chiesa Cattolica, quando dice di curare le malattie spirituali derivanti da ipotetiche e fantomatiche possessioni, dice anche di curare da malefici, da fatture e quant'altro. Quindi ammette l'esistenza della magia, della fattucchieria, di rituali magici ed esoterici. Quindi fatemi capire, esistono o non esistono? Hanno potere o non hanno potere? Oppure hanno potere solo nella misura in cui voi dite che hanno potere? Fate un po' pace con il cervello, siamo nel 2023, non siamo più nel Medioevo, tutto lo schifo che la Chiesa Cattolica ha fatto per modificare anche la psiche collettiva in merito alle possibilità del proprio subconscio e della propria anima, io credo che debbano finire. E che quindi la Chiesa debba rendersi conto che ormai i giochi sono finiti. Io non ho visto nessun esorcista ergersi contro lo schifo che è stato fatto durante il periodo del Covid e durante tutte le aberrazioni che io ho potuto osservare in mezzo ad un'umanità resa zombie da diktat politico-sanitari. Se leggete la lista che Padre Amort ha stilato di tutte le cose che favoriscono l'ingresso del demonio dentro il corpo umano, lo spirito umano, ci sono delle cose che fanno solamente ridere. Ci ha messo dentro i Pokémon, Harry Potter, lo yoga, la meditazione, qualunque cosa porta l'uomo dentro se stesso a scoprire quello che ha dentro, per Padre Amort e per questi buffoni che dicono di essere degli esorcisti, è portatore del demonio. Io non sono assolutamente d'accordo. Bannatemi, censuratemi, fate quello che vi pare. Andate dentro voi stessi e scoprirete che non c'è assolutamente nulla di cui aver paura. Vi abbraccio. E basta, basta sceneggiate.